Dottor Fusco, oggi si è parlato anche di elisoccorso, di emergenza e di come è importante, appunto, nel caso dell'emergenza saper maneggiare, saper i professionisti del mondo della sanità saper utilizzare alcuni dispositivi. In che senso, in che tema se ne è parlato? Beh, il tema accesso venoso oggi è stato trattato sotto varie sfaccettature, soprattutto toccando l'ambito intraospedaliero. Io mi occupo di emergenza extraospedaliera, quindi di soccorso dell'Aquila, da circa 20 anni e purtroppo questa tematica dell'accesso venoso è spesso un po' non correttamente considerata perché ci troviamo ad operare spesso in ambienti ostili. Spesso con l'aspetto anche meteorologico non a nostro favore, vedi vento, pioggia, neve e quant'altro. Ebbene, tutto quello che si fa in ambito ospedaliero poi viene traslato in ambito extraospedaliero. Tanto per fare un esempio, se stiamo in un ospedale tutto è più semplice, tutto è più facile, possiamo lavorare comodi, abbiamo comunque anche altre professionalità a nostra disposizione, lì siamo da soli e dobbiamo risolvere il problema, nella fattispecie un accesso venoso che non sempre è semplice, ma in un ambiente ostile e combattendo anche con le condizioni meteo. Quanto è importante un convegno, un congresso del genere in una città come Avezzano, che comunque ha un presidio ospedaliero importante e a cui fa riferimento una grande parte della popolazione della provincia dell'Aquila? Beh, insomma, la Marsica, ormai questo è un dato acclarato, la Marsica è molto popolosa e ovviamente i traumi e comunque i pazienti che si rivolgono a questo ospedale è direttamente correlato al numero di popolazione da essa accolta. Quindi è una tematica direi fondamentale. Non solo per la Marsica, ma questo per il nostro presidio, e secondo me dovremmo implementare ancora di più questi tipi di incontri, soprattutto tra sanitari, e scambiare delle esperienze. Oggi abbiamo la fortuna di avere anche colleghi da extra regione, tanto per fare alcuni nomi, i colleghi del Maier che ci portano la loro esperienza in pediatrica, cosa che purtroppo noi non siamo un ospedale pediatrico e comunque possiamo usufruire di questo scambio di esperienze e di opinioni.